Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dal titolo, spero, abbastanza intrigante e interessante. Il tema è quello della prossimità sociale, ovvero come utilizzare la prossimità sociale e poi la sfera di influenza e ciò che ne concerne per identificare i prospect a maggiore probabilità di conversione, non solo i prospect, ma vedremo anche gli account, cioè le aziende. Quindi in questo webinar intanto mi presento e dedico un minuto a spiegare un po' le regole della casa, quindi dedicherò gli ultimi minuti a rispondere alle domande, se ce ne saranno. Vi invierò le istruzioni via mail per accedere alla video replica di questo webinar. Potete scrivermi per inviarmi commenti e suggerimenti per i prossimi webinar. Quindi vediamo l'agenda di oggi. Cos'è la prossimità sociale? Perché è importante? Quindi vi spiegherò quali sono i criteri tradizionali di selezione degli account in una logica di account-based marketing e ti parlerò di come possiamo invece utilizzare la prossimità sociale per identificare aziende e prospect basati sul concetto di sfera di influenza che ha a che vedere con la prossimità sociale. E infine ti spiegherò come ottimizzare la selezione degli account e ti mostrerò anche qualche esempio. Allora, perché la social proximity? Innanzitutto partiamo da una definizione. Quindi sono andato su Wikipedia e ho cercato cosa significa proximity. Esiste il cosiddetto proximity principle, che ha a che vedere con la psicologia sociale e che mette in luce la tendenza degli individui, degli esseri umani, di creare e formare relazioni interpersonali con coloro che li stanno vicino, che li stanno accanto, che sono in prossimità. Naturalmente non esiste solo la prossimità legata alla natura fisica, quella geografica, cioè la distanza spaziale tra gli attori, ma esiste, e ci interessa in questo caso più da vicino, la prossimità sociale, cioè le relazioni che nascono, si formano tra attori differenti basati sulla fiducia che tipicamente proviene poi dall'amicizia e dall'esperienza, dalla frequentazione. Come vedete in questa slide presa dall'Università di Greenwich, esistono altri tipologie di prossimità istituzionale, organizzativa, cognitiva, che ci può interessare è la prossimità geografica da dove siamo partiti. Possiamo subito vedere relativamente alla prossimità geografica, vedete online la prossimità geografica è spesso rilevante. Possiamo creare e sviluppare relazioni basate su interessi, esperienze, affinità di varia natura, intellettuale, amicale, linguistica, eccetera, senza considerare, a prescindere dalla reale distanza geografica che ci separa dalle persone. Quindi la prossimità sociale possiamo dire, specificare, spiegare che rappresenta il livello di vicinanza in una relazione, anche di tipo professionale o commerciale, basata sul fatto di avere e possedere con il mio interlocutore una serie di elementi in comune. Per esempio, ho condiviso un percorso professionale, ho fatto delle esperienze professionali simili alle sue. Oppure ho molti contatti o collegamenti su LinkedIn condivisi, quindi alcune persone che conosco bene, che frequento, sono persone che anche lui conosce e frequenta, sia per ragioni professionali, sia per, come dire, altri motivi. Abbiamo io e questa persona, siamo socialmente prossimi perché condividiamo gli stessi interessi professionali, abbiamo fatto le stesse scuole specializzazioni, gli stessi corsi, gli stessi master, partecipiamo alle discussioni all'interno degli stessi gruppi.
E tipicamente l'interesse professionale può coincidere o meno anche una forte competenza, competenza associata al tipo di ruolo, di funzione, al percorso professionale. Oppure abbiamo frequentato le stesse scuole, non necessariamente poi abbiamo condotto le stesse carriere o abbiamo seguito, come dire, le stesse strade, ma abbiamo un elemento in comune. Oppure siamo stati ex colleghi anche in dipartimenti differenti. In passato nelle stesse aziende e abbiamo detto frequentato le stesse università, eccetera. Quindi misurare la social proximity significa misurare i gradi, livelli di separazione tra te e decision maker. Questa distanza può essere letterale, cioè fisica, o più spesso, come dire, figurativa, allegorica. Quindi, per esempio, se tu sei un commerciale, uno dei criteri tradizionali di ripartizione del team di commerciale rispetto ai potenziali clienti o aziende account è basato su un criterio puramente geografico. Quindi il tuo territorio di vendita può coincidere oppure essere in teoria anche molto lontano da dove vivi, dalla tua locazione fisica. Vedremo come si è sempre preferito adottare la vicinanza fisica come un criterio facilitatore, abilitatore, che possa più facilmente far sviluppare delle relazioni locali e quindi migliorare poi la probabilità di conversione o comunque di costruzione di una relazione di fiducia tra venditore e prospect e potenziale cliente. Supponiamo che tu stai cambiando la tipologia di vendita e magari stai ora puntando a un settore verticale che non conosci, che non hai frequentato, dove non hai competenze, maturato competenze precedenti. In questo caso avrai una ridotta, bassa, scarsa, modesta distanza cognitiva con i tuoi potenziali clienti che appartengono invece magari da decenni in quel settore, che conoscono molto bene le dinamiche di quel settore. Quindi in questi casi la tua prossimità sociale rispetto al buyer potrebbe essere molto, molto bassa. Quindi una delle leve per creare relazione con i buyer è proprio la prossimità sociale. Quindi i professionisti delle vendite possono creare partner con maggiore efficacia con il loro social buyer, incrementando tre aspetti, tre leve, facendo leva sulla prossimità sociale. Quindi significa fai crescere le tue reti sociali e alimenta le conversazioni sulla tua presenza social, cioè sulla tua identità, quindi gestisci la tua identità professionale in modo che risulti credibile, autentica, accurata, ricca di informazioni, orientata al cliente. E poi il capitale sociale, quanto tu riesci a entrare in empatia, in relazione, a ingaggiare i tuoi prospect, e devi farlo, però prima di fare questo devi assicurare la tua rilevanza, costruire il tuo professional brand, pubblicare contenuti, per esempio, rilevanti per i tuoi prospect. Quindi vedete come già la prossimità sociale, la social proximity, è stata considerata in questo caso da uno studio condotto da Inside Sales con LinkedIn, una tra gli elementi chiave per sviluppare delle partnership più solide e più efficaci con i propri social buyer. Quindi, nella logica della prossimità sociale, i commerciali hanno, come dire, accesso ai buyer perché tramite LinkedIn possono partecipare alle discussioni, possono trovarli, possono capire chi sono le persone, influencer, esperti, appassionati, maggiormente interessati a un contenuto, a ricevere dei contenuti di valore. Quindi possono entrare prima in una relazione con il buyer nelle prime fasi del suo processo d'acquisto. E quindi possono godere anche della fiducia dei buyer e quindi avere facilmente ricevere delle referenze da parte dei clienti soddisfatti. Ci sono anche dei cons a utilizzare la prossimità sociale come strumento per, come dire,
ripartire i nostri commerciali, il nostro team di vendita. Il rischio più grande può essere quello di creare confusione, per cui più rappresentanti commerciali, più addetti alle vendite chiamano lo stesso account perché entrambi magari hanno un livello di prossimità sociale molto, molto forte, molto, molto, molto pronunciato. Quindi parliamo un attimo di come attualmente o come dovrebbero essere utilizzati, quali criteri dovrebbero essere utilizzati per selezionare gli account. Quindi parliamo anche di account-based marketing. Ripeto, account significa azienda in questo caso, quindi significa figura, come dire, aziendale e non persona fisica. Quindi parliamo un attimo di account-based marketing. Probabilmente avrai già sentito questo termine, soprattutto se operi in un contesto business to business, anche conosciuto come key account marketing, e quell'approccio strategico orientato al business, per il quale è importante creare delle relazioni professionali non basate su un contatto solo, ma su una serie di contatti che appartengono alla stessa azienda. Quindi è un approccio B2B da un'azienda a un'altra azienda basato su questa capacità di sviluppare relazioni, magari da parte di uno o più persone che gestiscono, come dire, quell'azienda nella sua totalità. E quindi quando parliamo di key account marketing o di key account marketer, per esempio all'interno di un'agenzia, è una figura che gestisce quel cliente inteso proprio come azienda, quindi che fa un po' da interfaccia, per esempio, all'interno della propria organizzazione verso l'azienda prospect. E quindi approcciare una relazione commerciale o di marketing utilizzando i criteri dell'account-based marketing significa capire come considerare e comunicare con i singoli prospect, ma considerando che fa parte di una realtà più composita, più complessa, più strutturata. Vediamo quindi quali sono le differenze fondamentali proprio dal punto di vista della strategia, dell'approccio strategico. Quindi se per il marketing tradizionale i processi classici sono quelli del nostro funnel, quindi partiamo da un imbuto con moltissime persone che cerchiamo di raggiungere attraverso una campagna di awareness, per esempio, cerchiamo di convincerli a compilare il nostro form, a inserirli, incanalarli nel nostro funnel. Proviamo poi a coltivarli, magari attraverso email automatizzate, e poi proviamo a identificare aziende target su cui poi sviluppare un'attività commerciale. L'account-based marketing invece ribalta proprio la prospettiva. Il primo punto è identifica target companies, poi ingaggia solo con quelle con cui vale la pena sviluppare una relazione approfondita, personalizzata, e poi costruisce relazioni di lungo termine che ti portino a nuove opportunità, magari grazie al passaparola. Quindi è un approccio sicuramente molto, come dire, di tendenza, ormai consolidato, soprattutto in un contesto business to business. È un po' la differenza tra andare a pescare con la rete, quindi partire da un database magari ampio, segmentarlo, fare un'attività di nurturing fino ad arrivare alla lead conversion, rispetto invece a un approccio dove la selezione si fa a monte, si fa attraverso appunto un processo di account selection. Poi, una volta identificate le aziende, si identificano i lead, le persone di contatto, gli influenzatori chiave, le persone che fanno parte del comitato decisionale d'acquisto all'interno dell'azienda, e quindi parleremo di sfere di influenza in termini di comitato appunto decisionale d'acquisto. Ovviamente c'è una fase di nurturing e una fase poi di conversione a livello di azienda. Questi sono, come dire, i principi base, per cui nell'era dei social media
il processo di soluzione, di selezione e, come dire, ripartizione, attribuzione degli account ai venditori basato solo sull'area geografica, sulla location, risulta obsoleto e inefficace. Perché un venditore può avere. Segnalato non c'è più audio, non so se sia un problema di tutti. Pronto, mi sentite? Scusatemi per una piccola interruzione perché dice una persona ha segnalato che non sente bene. Mi sentite ora? Chiedo alla persona se può rispondere. Sì. Ah, ok, perfetto. Quindi sostanzialmente un venditore può aver sviluppato una rete, una propria rete di relazione basata su contenuti, approcci, partecipazione a discussione all'interno dei gruppi di settore, che vanno al di là del fatto che sta a Milano, a Palermo, a Tokyo, a Berlino. Quindi limitare la ripetizione degli account usando l'area geografica. E ricordate che gran parte, questo è uno dei criteri più utilizzati, parliamo di infatti sales area manager proprio da questo punto di vista, perché tipicamente viene utilizzato ancora questo criterio, può essere riduttivo, semplicistico e, come dire, anacronistico, obsoleto. Quindi, quali sono idealmente le sfide più grandi per un team commerciale quando parliamo di account selection, cioè di selezione delle migliori aziende su cui investire le proprie risorse per fare attività di prospecting? Idealmente vorremmo ingaggiare aziende che mi garantiscono il miglior lifetime customer value, cioè il valore più alto del cliente nel tempo, quindi una continuità nella relazione, e vorremmo ingaggiare aziende che decidono con un ciclo di vendita anche decisionale più rapido, cioè più veloce a prendere decisione, in modo da investire sì del tempo, ma con un orizzonte poi di conversione più diretta e più immediata. Quindi il punto è capire come possiamo ripensare il processo della selezione delle aziende facendo leva su alcuni strumenti, alcuni criteri più tipici del social selling, delle conversazioni online, delle relazioni basate sulla fiducia, sull'affinità e sulla prossimità sociale. Quindi tradizionalmente abbiamo detto i team di vendita selezionano gli account o in base all'area geografica o anche per settore. Quindi potremmo, come dire, avere un venditore specializzato, supponiamo nel settore farma, che opera in Lombardia, e un altro settore specializzato nel settore magari information technology, che opera sempre in Lombardia. Sicuramente ci sono dei vantaggi. La semplicità, il fatto appunto, abbiamo detto, di non rischiare di sovrapporsi tra i venditori nell'attività di ingaggio verso un prospect, un'azienda prospect. Studi più evoluti, in realtà invece, come dire, propongono un approccio alla selezione dell'account più data-driven, basato su intelligenza artificiale, su strumenti evoluti, su capacità di acquisire insight evoluti verso le nostre aziende prospect. Riuscire a ragionare, a lavorare con i dati per selezionare gli account, secondo una ricerca di Series Decision, porta poi a incrementare il valore commerciale generato anche del 35-40%. Quindi parliamo di criteri di selezione cosiddetti da data-driven, e tra le principali tipologie di dati che possono essere usati, ne sono alcune cosiddette firmographics, cioè che fanno riferimento alla firm, cioè all'azienda, quindi la dimensione dell'azienda, il settore, quindi vedete non solo il settore ma anche la dimensione, gli aspetti finanziari, quindi per esempio i ricavi o il tasso di crescita finanziaria di un'azienda, oppure i tassi di crescita in generale legato agli headcount, cioè gli nuovi assunti.
alla posizione più o meno dominante o di leadership all'interno del settore. Ci sono anche alcuni dati che riguardano le tecnologie utilizzate dalla nostra azienda. Quel tipo di tecnologie, sistemi operativi, layer applicativi o tecnologici sta usando le nostre aziende Prospect. Vi sono alcune tecnologie complementari con cui noi potremmo interoperare, allacciarsi, come dire, dialogare con i nostri strumenti, le nostre piattaforme e le nostre tecnologie. Se noi utilizziamo Sales Navigator, possiamo scoprire molti insights e molti dati relativi alle nostre aziende prospect. Per esempio, possiamo in questo caso filtrare tra le aziende che sono nel settore computer hardware, che hanno almeno 10.000 dipendenti, supponiamo, e che hanno un department headcount, vedete, di almeno 3-5 20 persone, 3-5 20 persone, e che hanno già utilizzato, stanno già utilizzando HubSpot come tecnologia. Magari noi abbiamo sviluppato in un'azienda una tecnologia che si integra facilmente con il mondo HubSpot. Questo è un esempio quindi di ricerca data-driven dei nostri account utilizzato secondo un approccio activity-based marketing, quindi di marketing basato appunto sugli account. Un altro criterio è quello di andare a lavorare sui parametri classici, sui criteri di segmentazione, di targeting classici del nostro cliente ideale, i demographics, ma anche il mindset prima dell'acquisto, che cosa sta utilizzando, cosa sta leggendo, di quali contenuti sta fruendo il nostro buyer prima di acquistare. È attivo nei gruppi, fa domande, condivide i contenuti, success stories, eccetera. Qual è il processo di customer procurement rispetto al processo di acquisto? Implementation experience and engagement, quanto è già coinvolto, che tipo di risultati, di ROI si aspetta il tuo prospect. Utilizzando i filtri messi a disposizione da LinkedIn, come il ruolo aziendale, la funzione, l'anzianità, gli interessi, ma anche ovviamente l'area geografica, il settore, la dimensione delle aziende e la scuola, possiamo tracciare l'identikit del nostro cliente ideale. Con Sales Navigator quindi possiamo andare a fare delle ricerche, in questo caso per cercare gli account results, vedete, cioè i risultati di aziende con specifiche caratteristiche in termini di firmographics o technographics. Qui vedete company account, tra i filtri nell'area qua di sinistra trovate proprio l'area geografica, il settore, l'headcount dipartimentale, quanto stanno crescendo in quella divisione e anche le tecnologie utilizzate. Quindi il punto è cerchiamo di capire come utilizzare questi criteri e anche altri basati sulla sfera di influenza per identificare le aziende su cui poi sviluppare la nostra strategia di marketing. Faccio un passo indietro, parto dal social selling. Per chi non ha letto il mio libro sul social selling, per chi non sa molto cosa significa social selling, provo a dare una definizione. Social selling è quindi il processo di sviluppare, nutrire, far leva sulle relazioni costruite in un ambiente social come LinkedIn per favorire le vendite. Quindi non significa adeguare le vendite di differenti social network, ma significa avere una strategia più ampia che implica, per esempio, content sharing, quindi condividere contenuti rilevanti con la nostra audience, con le nostre personas, interagire direttamente con i potenziali buyer, leggendo, commentando, condividendo contenuti anche in forma privata con loro. Significa ascoltare e mappare socialmente i tuoi clienti, quindi capire su quali social network sono più attivi, più frequenti, che usano con maggiore frequenza, dove scrivono, cosa scrivono, ascoltare i loro
Leggere i loro contenuti significa sviluppare il personal branding dei tuoi venditori in modo che risultino autorevoli, che adottino un approccio più consulenziale, che siano in grado di dare dei consigli durante il viaggio di acquisto del nostro buyer. Parlando di social selling, Jamie Shanks, attore di Social Selling Mastery, ha, come dire, introdotto questo modello basato su tre componenti fondamentali, tre pilastri del social selling. Cioè, lui spiega che il social selling in realtà è il risultato, la risultante di tre tattiche di selling, di vendita preesistenti. Il trigger selling, basato sul monitoraggio di eventi che possono incidere, influenzare la vita e il comportamento del buyer, sul referral selling, ovvero sulla vendita basata sulle referenze, sulle segnalazioni, e infine il digital inside selling, cioè la vendita basata sulla condivisione di contenuti utili per il buyer durante il suo processo di acquisto. Quindi, quando parliamo in realtà di prossimità sociale, parliamo quindi di capacità di costruire, di avvicinare il nostro prospect in base ad esperienze condivise, interessi, collegamenti condivisi. Quindi parliamo soprattutto di queste tre sfere del referral, selling. Quindi, che cosa potremmo fare per scoprire quali sono le prime aziende su cui andare a investire le nostre risorse durante il processo di account-based marketing? Allora, supponiamo che tu abbia aiutato un cliente a raggiungere i suoi risultati, i suoi obiettivi di business e che tu sia stato abile a coinvolgere il marketing per creare una customer success story, cioè un documento, supponiamo un PDF, dove racconti il caso di successo che la tua azienda ha, diciamo, ottenuto con un suo cliente. Potresti essere stato anche così abile da aver acquisito una testimonianza scritta o attraverso un video del tuo cliente che ha raccontato il progetto, ha descritto le fasi, ha spiegato il tuo approccio e i risultati che lui ha ottenuto. Quindi potresti aver prodotto una serie di contenuti, diciamo, bottom of funnel, che potresti spenderti in conversazioni pubbliche e private con i tuoi potenziali prospect. Tutti i contenuti che quindi potresti spendere o, tra virgolette, vendere ai tuoi prospect. Chiediti, come mai quando io pubblico questi contenuti sul mio sito, piuttosto che sui profili social, sui canali social della mia azienda, non ottengo che pochi commenti o click o visualizzazione? Il punto è che solo una parte del tuo pubblico è realmente interessato a leggere e approfondire questa customer success stories che tu con tanta zelo e magari impiego di risorse hai costruito. Quindi chi sono le categorie di persone più facilmente interessate e coinvolgibili a questo tipo di contenuto che riguardano la tua customer success story? Potrebbero essere persone che hanno lavorato in quell'azienda e magari ti hanno conosciuto e ora non lavorano più, oppure ovviamente dipendenti attuali dell'azienda su cui tu hai costruito la tua success stories. Potrebbero essere persone che hanno a che fare con quell'azienda, fornitori, partner, concorrenti di quell'azienda, che quindi potrebbero essere interessati a capire come questa azienda ha migliorato le proprie prestazioni grazie a un approccio, a un processo, a una nuova tecnologia innovativa e così via. Potrebbero essere interessati a leggere l'azienda, in questo caso aziendale, questa storia di successo, tuoi ex compagni universitari che magari si ricordano di te e la prossimità sociale quindi è legata all'esperienza universitaria che avete svolto insieme, oppure potrebbero essere cosiddetti campioni, figure carismatiche all'interno dell'azienda e influencer che lavorano in quell'azienda, magari nell'area comunicazione, e quindi condivideranno, saranno interessati a
come dire, citare, promuovere, dare visibilità a un contenuto che li riguarda, che mostra le loro capacità, il successo ottenuto, diciamo, i risultati conseguiti. Quindi noi potremmo mappare, mettere al centro del nostro diagramma, supponiamo che New Horizons Computer Learning Center sia il nostro cliente su cui abbiamo sviluppato dei contenuti, e potremmo chiederci, a partire da questa storia, chi sono le aziende che più di altre potrebbero essere interessate. Potrebbero essere aziende concorrenti, potrebbero essere campioni interni, abbiamo detto, che ti potrebbero aiutare a presentarti altre figure all'interno dell'azienda o anche all'esterno dell'azienda. Potrebbero essere dipendenti passati o attuali dell'azienda stessa. Quindi, grazie alla prossimità sociale, tu puoi costruire relazioni con persone che sono realmente interessate alla storia del tuo cliente. Perché tutti questi soggetti che ora ti ho citato, in realtà condividono aspirazioni, mercati, business con l'azienda che tu hai messo in luce, su cui hai sviluppato la tua storia di successo, perché è stata una tua azienda di cliente, un'azienda tua cliente è soddisfatta, che quindi è un caso di successo. Quindi questi soggetti, siano essi aziende che persone, hanno rispetto al tema che tu tratti di quel contenuto un grande interesse perché sono socialmente prossime a quel tipo di, diciamo, di storia o di azienda. Quindi, cosa potresti fare? Tu potresti andare a ricercare persone con cui sei collegata, che appartengono a un'azienda passata con cui hai creato questa storia di successo, con cui hai lavorato con successo. Il tuo obiettivo è quindi trovare persone che hai già conosciuto e che possano parlare bene di te nella loro nuova attuale azienda. Quindi puoi utilizzare LinkedIn, Search, la ricerca avanzata per identificare un'azienda passata, supponiamo Vodafone, e trovare tutte le persone che magari sono marketing manager, sales manager e che non lavorano più in questa azienda su cui tu hai costruito una storia di successo, ma che hanno lavorato in passato e quindi potrebbero essere interessate a capire di più di questa storia e riportare questa testimonianza all'interno della loro realtà. Puoi utilizzare, abbiamo visto, la ricerca avanzata con un account gratuito, oppure puoi utilizzare i filtri di ricerca di Sales Navigator. Quindi in questo caso sto cercando una persona che ha una certa seniority, che lavora in una certa funzione aziendale, in un'azienda e che ha lavorato in passato in Vodafone. Ma oggi non lavora più. Vedete, ho utilizzato l'esclusione, il filtro esclusione Company Current non lavora più in Vodafone. Trovo alcune persone tra i collegamenti di primo livello e potrei andare a ricontattare queste persone e a cercare quindi di avere un ascolto, un'attenzione differente proprio perché sono persone che ho conosciuto, con cui magari ho lavorato insieme o comunque con cui condividiamo l'esperienza di aver lavorato entrambi nella stessa azienda. Con Sales Navigator puoi scoprire anche tra questi collegamenti chi ha cambiato recentemente lavoro, quindi è ancora più propenso a ascoltare delle novità, a portare un elemento di innovazione all'interno dell'azienda dove è recentemente arrivato. E quindi tramite il Sales Navigator potete filtrare tra le persone che hanno cambiato lavoro negli ultimi 90 giorni. Quindi, come far leva sulla prossimità sociale per classificare il tuo prospect? La prossimità sociale fa parte del processo, della metodologia che io descrivo nel mio libro sul social selling, in particolare quando parlo di come studiare e analizzare il profilo dei tuoi prospect per capire cosa avete in comune. E qui vedete tutti gli elementi che possiamo avere in comune, gli interessi, la partecipazione, l'appartenenza a gruppi, il ruolo, l'università. Abbiamo lavorato nella stessa azienda, avete vissuto e vivete nella stessa località, avete competenze ed esperienze in comune.
Quindi posso analizzare anche il livello attuale di social engagement con queste persone, posso mappare e identificare una serie di prospect con più elevata prossimità sociale e anche misurare l'attività, per esempio su LinkedIn, e il social engagement. Quindi andando a completare queste tabelle, sono in grado poi di mappare la social activity, il social engagement e la social proximity. E quindi crearmi una matrice, una mappa dove i miei prospect li posso mappare in base al livello di prossimità sociale, magari a livello di social engagement. E sulla base della collocazione dei miei prospect, quindi in questo caso sto parlando proprio di persone all'interno di questa matrice, posso scegliere differenti strategie di engagement, più pull basate sulla costruzione di contenuti, sull'ottimizzazione del suo profilo, sull'attività di social engagement, o più push nel caso in cui abbia una scarsa, limitata prossimità sociale con queste persone e anche un nullo o scarso, modesto social engagement. In questo ultimo caso, però, più fare riferimento a campagne o strumenti a pagamento come le in-mail sponsorizzate o non sponsorizzate. Abbiamo detto che posso quindi utilizzare i filtri contestuali di Sales Navigator per scoprire con chi all'interno dei risultati di ricerca, tra i miei lead, io condivido alcune esperienze. Vedete, in questo caso sto cercando all'interno delle funzioni aziendali di Business Development e Marketing, ho escluso Sale, sto filtrando per collegamenti di primo livello e ottengo 3.618 persone che condividono esperienze con me su LinkedIn. Quindi posso scoprire il livello di prossimità sociale con i lead, lo posso mappare, posso più facilmente andare a compilare quella tabella che abbiamo visto prima, che se non utilizzassi Sales Navigator dovrei, come dire, compilarmi a manino andando a scandagliare i profili di tutti i miei prospect, magari all'interno di un certo settore. Quindi Sales Navigator mi aiuta a scoprire il livello di prossimità sociale con i miei lead e a prendere delle decisioni, per esempio prioritizzare l'elenco dei miei prospect. A chi dedicherò maggiore tempo? Per esempio Lorenzo Montani, perché io scopro attraverso la home page di Sales Navigator che abbiamo molti contatti, molti livelli in comune, molti punti in comune, apparteniamo agli stessi gruppi, abbiamo 63 collegamenti in comune e condividiamo la stessa location, Milano. Quindi più facilmente io potrei entrare nel radar dell'attenzione di Lorenzo commentando, mettendo like a un contenuto che io già trovo filtrato nella home page di Sales Navigator per poi far leva su gli elementi in comune come conversation started per rendere più proficua l'attività di engagement oppure di re-engagement se si tratta di un collegamento di primo livello. Quindi questo è un po' il senso, il succo di questo webinar. Utilizza la prossimità sociale per far leva su alcuni elementi in comune per sviluppare delle relazioni più proficue, più interessanti, più efficaci. Utilizza la sfera di influenza che fa parte di un concetto di prossimità sociale, ma esteso anche alle aziende, per identificare le aziende su cui investire del tempo, quindi fare un'attività di ricerca e selezione dei tuoi account in ottica di account based marketing basate sulla sfera di influenza, sulla prossimità sociale, cioè chiedendoti chi sono i soggetti realmente interessati a leggere la tua success stories, a leggere come tu hai contribuito a far raggiungere risultati a una tua azienda prospect. Se sei interessato ad approfondire questi temi, chiedo ad Arianna di condividere il link ai prossimi corsi che ci saranno, a Milano a partire da maggio.
quindi ci sarà un primo corso dedicato ai sales manager dove parlerò anche di questi temi l'8 maggio. Spiegherò come appunto utilizzare la prossimità sociale, come analizzare e classificare i miei prospect, come definire un processo di account marketing basato sulla sfera di influenza. Parlerò di LinkedIn rivolto ai marketing manager, quindi parleremo di contenuti per l'azienda aziendale, ma non solo, parleremo di advertising il 9 maggio e poi questa è proprio la prima edizione in assoluto di un nuovo corso che ho progettato per gli HR manager, dove spiegherò quali sono le talent solutions di LinkedIn. In particolare vi parlerò delle soluzioni a pagamento come LinkedIn Recruiter. Potete contattarmi per una call di 15 minuti a questo indirizzo. Lo trovate sotto in una delle voci del menu del mio sito, sotto la sezione contatti, prenota una call gratuita e direi che questo è tutto. Non vedo domande, quindi potremmo anche direi che ci salutiamo qua. E grazie per l'attenzione e la partecipazione a tutti voi. Ciao e a presto.